Ciao, io sono Federica. Io sono Adele. Oggi cuciniamo insieme una ricetta semplice. Gli gnocchi di pane. Prendiamo 200 g di pane raffermo. Aggiungiamo 200 ml di latte e lasciamo riposare per mezz'ora. Aggiungiamo un uovo all'impasto e mescoliamo. Prendiamo 100 g di farina e impastiamo con le mani. Aggiungiamo 100 g di pane grattugiato e 25 g di formaggio. Mettiamo anche un pizzico di sale e un po' di pepe. Continuiamo a impastare finché l'impasto diventerà omogeneo. Quando è pronto lo tolgo e lo metto sul tavolo con un po' di farina. Quando abbiamo ottenuto un composto omogeneo e compatto, tagliamo un pezzo e lo stendiamo facendo un rotolino in questo modo. Adesso Adele mi darà una mano e poi con il coltello faremo dei piccoli gnocchi e Adele farà dei buchini e li schiaccerà fino ad utilizzare tutto il nostro composto. Adesso cuociamo gli gnocchi in acqua salata. Quando l'acqua bolle, buttiamo gli gnocchi nell'acqua e aspettiamo che vengano a galla. Nel frattempo prepariamo del burro che faremo sciogliere con la salvia, oppure se preferite del sugo al pomodoro. Quando vengono a galla li scoliamo con una schiumarola e li mettiamo nella ciotola. Una volta che li abbiamo tutti scolati possiamo condire a piacimento con burro e salvia o con pomodoro. Aggiungiamo il formaggio e mescoliamo per condire i nostri gnocchi. Buon appetito! Buon appetito!